Mondo festeggia 150 anni musica con il corpo bandistico Ugo Bottacchiari, concerto celebrativo in Piazza della Repubblica, 45 musicisti sul palco diretti dal maestro Luciano Feliciani. Allora, il programma di questa sera praticamente si svolgerà in questo modo. Nella prima parte saranno eseguiti tutti i brani dedicati a Castelraimondo e alla sua banda, ovvero ci saranno una serie di marce, o marce sinfoniche o marce da concerto scritte e dedicate a Castelraimondo. La prima è addirittura del 1895, poi ce n'è una successiva del 1933, un'altra del 1986 e l'ultima è del 2006. La prima parte termina poi con un brano che mi è stato commissionato e ho scritto appositamente per questa occasione, per i 150 anni, che è una sorta di ouverture intitolata City Celebration e è una celebrazione appunto della città di Castelraimondo. La seconda parte invece seguiremo dei brani legati un po' alla tradizione, che era la tradizione bandistica, ovvero prima due brani che sono stati eseguiti più volte nei programmi bandistici e sono la Florentine Marsch di Fučík, che è un compositore ceco, ma questa è una marcia molto famosa nel repertorio bandistico, seguita poi dall'ouverture del Nabucco, di Verdi naturalmente. Poi faremo un omaggio a John Williams, il grande autore di musica da film, con due brani, perché quest'anno compie 90 anni e facciamo un omaggio a lui e alla sua musica. E chiuderemo con un brano più leggero, diciamo, del repertorio tradizionale, che è il famoso One The Same Go Marching In, ma arrangiato un po' in modo particolare per banda. Io sono contento stasera di avere molti giovani dei paesi limitrofi che ci sono venuti spesso a aiutare nella banda e, essendo questo un evento molto importante, sono stato contento di averli di nuovo con noi, oltre chiaramente ai musicisti di Castelraimondo. Il corpo bandistico è composto, diciamo, nella formazione da concerto da circa una quarantina di elementi. Poi ci sono le formazioni da sfilata, diciamo, per le celebrazioni, le civili o le processioni, eccetera, e lì di solito il corpo bandistico è composto da più o meno 25-30 elementi, ma in formazione da concerto un po' più ampliato, diciamo, varia tra i 40 e i 45 elementi. Il nome di Castelraimondo e quello di Ugo Bottacchiari sono conosciuti in tutta Italia grazie al corpo bandistico. 150 anni di storia, onore e gloria ai maestri che si sono succeduti nel tempo e che si sono impegnati, riconoscendo il fondamentale valore socioculturale di questo gruppo, come sottolinea il sindaco Patrizio Leonelli. 150 anni è una bella data, non li dimostrano, ma i 150 anni ci sono tutti. La nostra banda, grazie a Dio, continua nella sua attività, sono anni, nemmeno nel periodo di pandemia hanno smesso, perché abbiamo fatto sempre qualche cosina, magari in forma ridotta, e il maestro Feliciani si merita tutto. Ieri sera l'abbiamo premiato con il Cassero d'Argento, si merita tutto quello che uno può dargli. E prima parlavo con il presidente dell'Ambi, ma mi piacerebbe, è un sogno, mi piacerebbe poter portare la banda di Castelraimondo a Salisburgo, nel Tempio della Musica, però non lo so, non è facile, però è una cosa che mi riprometto di voglio provarci, contattare il sindaco di Salisburgo, non lo so nemmeno come parleremo, non lo so, però ci voglio provare. Quindi tanta fortuna al maestro Feliciani e tanta fortuna anche alla nostra banda, che possa toccare il traguardo anche dei 200 anni senza interruzioni. È bello festeggiare 150 anni, è la più antica, ma ha una forte tradizione, perché abbiamo avuto anche grossi musicisti, maestri di musica. La via qui a fianco è intitolata ad Ugo Bottacchiari, un eccellente compositore, quindi diciamo è un qualcosa che abbiamo come dentro, che fa parte di noi stessi, e quindi è bello stasera poter insieme a parecchi maestri che hanno diretto
la banda precedentemente, ma anche coloro che hanno fatto parte di questo gruppo, è un modo per rincontrarsi e l'occasione sicuramente è delle migliori. E anche come consiglio regionale sicuramente su queste iniziative siamo molto attenti, porto innanzitutto anche il saluto del presidente Francesco Acquaroli che questa sera non è potuto essere presente, anche dell'assessore Giorgia Latini, che sono sempre iniziative che noi sosteniamo ma vanno anche nella direzione su quello che è quello che la regione Marche sta portando avanti, quindi nella crescita dei piccoli borghi, delle tradizioni. Quindi ultimamente abbiamo approvato anche delle leggi, una sull'Inviolata che riguarda Castelraimondo, ma il Saltarello riguarda la fisarmonica, quindi tutte quelle attività che danno vita a queste comunità. Sicuramente la banda, il corpo bandistico Ugo Bottacchiari per Castelraimondo è un punto di riferimento. Una vita senza musica è come un corpo senza anima, dice la presidente del corpo bandistico, Carolina Casoni, che rappresenta un'associazione musicale cresciuta esponenzialmente in questi anni, una realtà rappresentativa di Castelraimondo che sta facendo risuonare il nome del paese in tutta Italia. Sicuramente ha raggiunto dei livelli abbastanza prestigiosi, grazie appunto ai giovani che si sono inseriti e che amano in una maniera particolare, ecco, appunto questa musica da banda, e soprattutto anche al maestro che li ha saputi coinvolgere. E quindi diciamo che questa sera che festeggiamo i 150 anni della costituzione della banda, è una gioia immensa poterlo fare, e grazie anche al tempo che ci ha assistito riusciremo a farlo. E è un evento al quale teniamo tantissimo e abbiamo cercato di fare il massimo, perché si snoderà in due momenti molto particolari. Il primo più a livello storico, quindi racconterà un po' tutto chi è che ha dato vita alla banda e i brani che sono scritti, e terminerà con l'attualità, con il giovane maestro, e avremo anche una grande sorpresa questa sera, perché al maestro Feliciani è stato commissionato dal Comune di Castelraimondo un brano apposito per questo evento, e quindi anche per me è la prima volta che lo sento, è un'ouverture meravigliosa, lui dice, e quindi avrò il piacere di ascoltarla. Che dire, siamo felici di aver raggiunto questo traguardo, di poter festeggiare questo anniversario, perché i traguardi ne dobbiamo raggiungere anche altri. E quindi io spero che questa sera si riempia questa piazza e tutti abbiamo questa grande gioia di ascoltare e di vivere questo momento di, come si può dire, di rielaborazione di tutti i momenti della nostra banda. La banda musicale di Castelraimondo è stata istituita a fine 800. Nell'archivio storico comunale sono apparse le prime notizie, consultando gli atti dell'archivio storico comunale, il 20 aprile 1872, come spiega il presidente della Proloco e l'autore della pubblicazione per i 150 anni. È una grande soddisfazione per la comunità e la cittadina di Castelraimondo ricordare questo evento. Io casualmente nel 1997 trovai delle carte d'archivio nell'archivio storico comunale di Castelraimondo e cominciai a scartabellare e trovai che proprio nel 1872 tanti cittadini avevano bisogno di musica, di armonia, di contrappunto, e quindi fecero in modo che sollecitarono, non c'era a quel tempo il sindaco ma c'era un regio commissario, e con una lettera e dissero: noi vogliamo la banda musicale. E da lì partì tutta la storia. E quindi questa sera abbiamo i 150 anni e li celebriamo al massimo, ma c'è tanto passato dietro
e ci sarà sicuramente ancora tanto futuro da raccontare. Giustamente, c'è stato tanto passato con momenti alterni, perché è normale, tutte le vicissitudini, no, della nostra nazione, quindi hanno fatto sì che la banda fosse fiorente e poi si è un po' affievolita. Però ci sarà ancora tanto futuro, perché a Castelraimondo, questo lo voglio ribadire, siamo un piccolo paese, no? Però ci sono tanti musicisti, tanti diplomati in conservatorio, e in passato abbiamo avuto anche, lo dico quattro volte, autori importanti, Bottacchiari, il flautista Gariboldi, il maestro Biondi, quindi c'è una grossa tradizione musicale. Caso strano. Ecco, adesso proprio ci ha ricordato il personaggio cui è dedicato questo corpo bandistico. Sì, lui è nato qua dietro, ha fatto la sua storia, i suoi studi ovviamente, è un compositore importante. Purtroppo in quel momento in cui è vissuto e è esploso la sua, diciamo, personalità, era un po' particolare, quindi è stato messo da parte. Ma il maestro Ugo Bottacchiari, ricordiamolo, era l'allievo prediletto di Pietro Mascagni, perché si è diplomato al conservatorio Gioachino Rossini di Pesaro, ha scritto quattro opere liriche importanti, belle, e poi però è stato un po' lasciato nel dimenticatoio, e sarebbe il caso di riscoprirlo, oltre al nome che la banda porta in suo onore, ma anche per, no, per i giovani, per il futuro. Quindi scriveva a 16 anni, quindi come se scrivessimo qualcosa, no? Molto fluente, molto, certo, una musica dell'epoca, però importante e molto molto bella, e anche premiata. Conosciuto in Svizzera soprattutto e in Giappone, le sue composizioni per organico mandolinistico sono ancora suonate e apprezzate. Senta, questa è opera sua, è molto importante perché fa conoscere effettivamente il corpo a tutti. Sì, avevo scritto qualche nota appunto e qualche parola nel 97, poi l'abbiamo un po' riadattata e rivista, quindi è una situazione importante per Castelraimondo, no? Un gesto semplice, umile, però per ricordare l'istituzione comunale più antica, quindi l'associazione più antica di Castelraimondo.